una giornata trasporto, socializzazione e solidarietà. Per la prima volta a Senise, la carovana colorata dei giovani avisini lucani, che questa mattina si sono dati appuntamento nel comune Sinnico. Una novantina complessivamente sono stati giovani provenienti da tutta la regione nell'annuale raduno dei Giochi Senza Frontiere, organizzato per diverse edizioni a Tramutola ed ora diventato itinerante. La comunale di Senise Rosa Maria Schiraldi e il suo attivo gruppo giovani hanno accolto i colleghi avisini, prima con una colazione nel cuore del centro abitato e poi alla volta di una struttura ricettiva sul lago di Montecotugno. La consulta giovani lucana è composta da 11 membri ed è guidata da Francesco Mastroberti. La festa dei giovani Avis, la consulta giovanile, per la prima volta qui a Senise dopo la formula itinerante. Perché avete scelto Senise? Abbiamo scelto Senise perché stiamo portando, appunto, essendo itinerante la manifestazione, stiamo portando queste manifestazioni in tutte le aree della Basilicata. L'anno scorso eravamo nel Volturno Melfese, quest'anno abbiamo deciso Senise, anche perché come realtà abbiamo un bel gruppo giovani qui a Senise e stiamo cercando comunque di recuperare anche altri ragazzi delle comunali limitrofe. Quali sono gli obiettivi di questi eventi? Innanzitutto il motivo è quello di aggregare i vari gruppi giovani delle diverse realtà avisine lucane, tant'è che abbiamo sia dalla provincia di Potenza che da Matera, praticamente proprio da una parte all'altra della regione, Lauria, arrivare a Satriano, Oppido, Grassano, quindi abbiamo ben rappresentata tutta la regione. Questi sono momenti che fanno da collante per aggregare i giovani Avis, che sono sia il presente che il futuro dell'associazione. E a proposito di questo, come sta il cuore giovane avisino della solidarietà lucana? Allora, il cuore giovane avisino sta molto, molto bene, tant'è che nella maggior parte dei direttivi delle Avis comunali, non dico il 50 ma quasi, è composto da giovani, quindi c'è stato già un cambio generazionale e noi l'obiettivo della consulta è anche quello di formare i futuri dirigenti associativi con i vari percorsi formativi, perché partiamo con i giochi, con le attività ludiche, per poi arrivare ai momenti formativi che diciamo conclude l'anno, e quest'anno dovrebbe essere a Matera il forum regionale giovani. E tra l'altro proprio ai giovani avisini è affidata anche la formazione e la divulgazione del messaggio Avis anche nelle scuole. Sì, abbiamo addirittura anche creato come consulta un gruppo scuola che ha proprio l'obiettivo di creare dei materiali, dei progetti da portare nelle scuole per promuovere il messaggio della donazione e soprattutto anche quello del volontariato. Un'ultima cosa, un messaggio, siamo su internet, se ci vanno soprattutto i giovani come sappiamo, un messaggio da lanciare ai diciottenni di oggi. L'invito che posso fare innanzitutto è quello di venire a donare, non costa nulla, siamo più noi che riceviamo e non l'ammalato in un certo senso. Abbiamo, come in caso di oggi, 80 ragazzi, quindi è un bel gruppo, è una bella realtà, fa parte del gruppo giovani, si conoscono ragazzi di ogni parte della regione ed è un momento di festa per tutti quanti, quindi Avis non è soltanto donazione ma è anche aggregazione tra le diverse realtà, tra diversi giovani.